Nel video precedente abbiamo accennato a come si possa passare in maniera indolore dalla musica rock a quella elettronica. Adesso entriamo nel dettaglio. Anche in ambito rock ci sono comunque delle connessioni con la musica elettronica. Quando diciamo rock lo diciamo in maniera piuttosto generica, sappiamo che c'è un'ampia varietà di generi e di stili e questi sono molto da considerare quando si va a fare un set di questo tipo. Se la tua indole è più elettronica, anche in un contesto rock puoi trovare il modo di riuscire ad esprimerti, perché ci sono vari punti di connessione possibili. Ne vengono in mente almeno tre. Il primo è un contesto più classico. Se ci si lega a un gruppo rock e magari le persone sono, come dire, 30-40 anni nella sala, ci sono molti modi in cui si può partire, per esempio con i classici brani del rock o anche rock and roll. Per passare all'elettronica dobbiamo cercare degli elementi di connessione. E allora possiamo andare su alcuni brani degli anni 80 che sono stati poi gli anticipatori di alcune tendenze di musica elettronica. Un esempio che mi viene in mente su tutti sono i Depeche Mode. I Depeche Mode tendono a piacere molto anche a chi ascolta esclusivamente musica rock. E se metti uno o due brani dei Depeche Mode, da lì ti puoi legare ad altri brani elettronici, sempre degli anni 80, e diventa poi facile passare su musica con la cassa, tra virgolette, di qualsiasi genere tu voglia andare. Depeche Mode è solo uno degli esempi. Ci sono tanti brani di quel periodo che possono avere un'attinenza con della musica più attuale o più da discoteca o da club. Blue Monday dei New Order, anche Kiss di Prince, Sweet Dreams, eccetera. Facendo un break di quel tipo, poi si può andare su brani più propriamente elettronici, anche rimanendo sul classico. Se si va poi sugli anni 90, ci si legano bene dei brani come quelli di Fatboy Slim, dei Prodigy, dei Chemical Brothers, e lì diventa poi tutto più semplice. Un altro aspetto invece è se magari ti trovi in un contesto più giovane oppure più indie. In quel caso non necessariamente ti viene concesso di fare un set anni 80, anche se il suo lo fa sempre. Però si può rimanere anche su musica più attuale. Sono molti i gruppi che uniscono come propria essenza la musica rock e la musica elettronica, anche se magari possono essere considerati abbastanza pop. E allora si può giocare su brani come quelli dei Killers, dei Kasabian, dei Fratellis, e riuscire in questo modo ad alternare sonorità più propriamente rock ad altre che diventano elettronica, dove poi proseguire tenendo di conto che l'audience è un po' diversa e non vai troppo sul classico. C'è un terzo fattore, il terzo punto, che è quello più rischioso ma può essere molto più interessante, ed è quello dei remix. I remix si trovano praticamente di qualsiasi tipo di brano, in qualsiasi tipo di stile. È rischioso perché chi è amante del rock, alcuni puristi, fanno fatica ad accettare degli sconvolgimenti di brani che hanno fatto la storia. Quindi bisogna stare attenti, bisogna sempre cercare dei remix con un certo gusto. Però ce ne sono tantissimi dagli stili più diversi. Psycho Killer dei Talking Heads è diventato un brano deep che è stato suonato ovunque, in un contesto completamente diverso. Steve Angello ha remixato Kids dei MGMT e anche quello funziona in un contesto da club. Fare una ricerca, una selezione di questo tipo, non soltanto per un evento ma proprio per tutta una serie di serate, anche per creare un certo tipo di spettacolo, può essere molto utile e un'arma vincente per il tuo DJ set. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto.